Africa Oggi. Un saluto da Luca Del Ponte, questo è Africa Oggi, l'appuntamento di Nigrizia con le principali news della settimana. Welcome to AFCON 2024. We united in 24 forevermore. Africa, are you ready? Spirit, we are. Continue sorprese e colpi di scena ci sta regalando questa Coppa d'Africa che dal 13 gennaio scorso e fino al prossimo 11 febbraio prosegue in Costa d'Avorio. Ne parliamo con Vincenzo Lacerenza, coautore di Viaggio in Coppa d'Africa ed esperto di calcio africano per Nigrizia, Il Fatto Quotidiano e diverse altre riviste specializzate. Questa Coppa d'Africa è un torneo delle sorprese, no? Abbiamo visto che dei giganti come l'Algeria e come il Ghana sono state eliminate al primo turno. Tra l'altro sono delle formazioni che vengono eliminate alla fase a gironi per la seconda volta consecutiva e un po' seguendo sono eliminazioni inaspettate, ma anche altri risultati a sorpresa ci sono stati, come penso al pareggio nella gara inaugurale tra Egitto e Mozambico, al fatto che la Mauritania per la prima volta si sia qualificata a un ottavo di finale. Segno anche un po' sintomo secondo me che il livello calcistico sta crescendo in maniera graduale in tutte le parti dell'Africa e anche in quei paesi che non hanno questa grossa tradizione calcistica. Senti Vincenzo, come c'è arrivata la Costa d'Avorio a questo appuntamento dal punto di vista delle infrastrutture e anche dal punto di vista della movimentazione dei capitali? Allora, sicuramente dal punto di vista delle infrastrutture la Costa d'Avorio si è fatta trovare pronta anche grazie al supporto della Cina. Infatti si è parlato molto di quella cosa della cosiddetta Stadium Diplomacy, con i capitali cinesi che hanno finanziato, hanno supportato appunto l'allestimento di stadi ex novo, tipo lo stadio olimpico di Ebimpe, che è stata la serie della chiusura e sarà la serie della finalissima del torneo. E poi la Costa d'Avorio dal punto di vista invece della nazionale secondo me arrivava anche con una buonissima rosa, perché molti giocatori della Costa d'Avorio provengono dal cosiddetto Big Five, no? Le cinque migliori leghe europee. Hanno secondo me il centrocampo più forte della competizione con gente come Kessié, Seko Fofana, Ibrahim Sangaré, però diciamo stanno avendo un cammino difficoltoso e sono a rischio eliminazione. In Costa d'Avorio non si parla d'altro, ovviamente un clima di festa, lo stesso slogan della competizione è la parola Baolé Akwaba, che significa appunto benvenuti. Ci sono giornalisti accreditati da tutto il mondo e anche in Italia sta riscuotendo grande seguito questa manifestazione, perché c'è una TV Sport Italia che ha preso i diritti, cosa che non avveniva da parecchio tempo, quindi TV in chiaro, e sta ottenendo dei numeri di share, di ascolti non indifferenti. E le leghe europee sono state più generose in questa Coppa d'Africa? Hanno mandato più giocatori? Come si sono comportate? Sì, come sempre sappiamo che le top 5 leghe europee mandano molti giocatori alla Coppa d'Africa. Ovviamente quella che ne manda di più, la pattuglia più nutrita, proviene come al solito dalla Francia, anche per ragioni di contiguità storico-culturale. Ben 59 giocatori provengono dal campionato, dalla Ligue 1, il massimo campionato francese, e addirittura se aggiungiamo le serie minori francesi, quindi la Ligue 2, il National, che sarebbe la Lega Pro, la Serie C, l'equivalente della Serie C italiana, arriviamo a un numero che è a 89. Quindi praticamente un giocatore su 7 della Coppa d'Africa proviene dall'esagono francese. Un altro campionato che ha una pattuglia nutrita è sicuramente la Premier League inglese, che ha mandato 30 giocatori, tra cui anche Mohamed Salah, che è una delle stelle di questa Coppa d'Africa, che purtroppo però si è infortunata nella gara d'esordio e salterà praticamente tutta la competizione. Si parla che forse potrebbe tornare in finale qualora l'Egitto raggiungesse questa finale, mentre l'Italia è praticamente il campionato che ne ha inviati di meno tra quelli più importanti, diciamo tra le prime 5 leghe europee. Ne ha inviati solo 16, se non vado errato, o 17. Ecco, senti Vincenzo, un'ultimissima cosa. Sai se stanno girando già voci sul dopo campionato, cioè che cosa succederà dopo in Costa d'Avorio? Se stanno già magari pensando a fare dei progetti per mettere a reddito in qualche modo, per sfruttare le infrastrutture che sono state realizzate grazie a questa Coppa d'Africa? Beh sì, qualcosa sicuramente si inventeranno, perché comunque non potranno fare la fine di cattedrali nel deserto. Io credo che prenderanno ad esempio quello che è stato fatto anche in Qatar, no? In alcuni casi addirittura alcuni stadi sono stati proprio smontati e rimontati da altre parti. Grazie Vincenzo Lacerenza, super esperto di Coppa d'Africa, quella che si sta disputando e trasmessa in chiaro in diretta TV ed è in esclusiva su Sport Italia, che si è aggiudicata i diritti. È a ovest di Nairobi, nel quartiere di Kilimani, un tempo roccaforte dei colonialisti bianchi, che si concentrano alcune delle teste più innovative dell'Africa centrale. Cresce ad est di Nairobi la Silicon Savannah, la città del futuro, centro dell'innovazione digitale, in grado di attrarre investitori da tutto il mondo. Gianni Ballarini.
Nel mercato tecnologico africano, la Nigeria ha perso il primato a favore del Kenya. La tecnologia in Africa è diventata un propulsore importante dell'economia continentale e di conseguenza dei finanziamenti tecnologici. Nel 2023 questo mercato ha subito in Africa un riaggiustamento degli investimenti, in particolare tra le nazioni diventate famose come i quattro grandi mercati tecnologici. Ci riferiamo a Egitto, Nigeria, Kenya e Sudafrica. Secondo gli esperti del settore si sta equilibrando la distribuzione dei finanziamenti tra questi paesi. Negli anni scorsi la Nigeria aveva assunto un ruolo di primo piano nella quantità di fondi investiti nel suo mercato tecnologico. Tuttavia nel 2023 il Kenya l'ha superata, ottenendo la più alta quantità di fondi del continente. Secondo una recente ricerca, nel 2023 le Big Four hanno attirato l'87% di tutti i finanziamenti per startup in Africa, la quota maggiore dal 2019. Ospitavano infatti il 71% delle startup che hanno raccolto $100,000 o di più nel continente. Dato il loro peso, la loro classifica rispecchia più o meno anche quella regionale. Con poco meno di $800 milioni raccolti nel 2023, il Kenya ha attirato la maggior parte dei finanziamenti, il 28% del totale del continente. Sebbene abbia subito un leggero calo, la sua quota di finanziamenti per l'Africa orientale è cresciuta dall'86% del 2022 al 91% del 2023. 93 startup hanno raccolto più di $100,000 durante il periodo e rappresentano il 19% del totale dell'Africa. La Nigeria invece ha registrato il cambiamento più evidente, passando da $1,2 miliardi nel 2022 a $410 milioni nel 2023, il più basso tra i quattro grandi mercati, nonostante abbia avuto 146 startup, il più alto tra i Big Four. La realtà di questi ultimi anni, tuttavia, ha confermato un dato preoccupante: la dipendenza delle aziende tecnologiche africane dal capitale straniero. Parliamo ancora di economia, crescono le disuguaglianze, torniamo sul nuovo rapporto Oxfam 2024, da poco presentato a Davos. Michela Trevisan. Pochi ricchi sempre più ricchi a fronte di una moltitudine di persone sempre più impoverite. È un trend in costante crescita nel mondo negli ultimi anni che però ha avuto una vera e propria esplosione durante e dopo la pandemia di Covid e con il moltiplicarsi dei conflitti armati. Tanto che a partire dal 2020 le 5 persone più ricche del mondo hanno visto le loro fortune più che raddoppiare, passate da $405 miliardi a $869 miliardi. Potenti elite economiche che accumulano ricchezza a uno spaventoso ritmo di $14 milioni all'ora, mentre quasi 5 miliardi di persone in tutto il mondo sprofondano sempre più nella povertà. Una situazione che è lo specchio di un sistema profondamente iniquo. A denunciarlo con chiarezza è un rapporto diffuso nei giorni scorsi da Oxfam International. Stiamo assistendo all'inizio di un decennio di divisione, scrive il direttore esecutivo Amitabh Behar. Una disuguaglianza che non è casuale, ma è frutto, prosegue, della macchina del potere societario e monopolistico che sta assicurandosi che le aziende gli forniscano più ricchezza a scapito di tutti gli altri. Società che stanno incanalando fortune strabilianti verso i loro ultra ricchi proprietari, spremendo i lavoratori, eludendo le tasse, privatizzando lo Stato e stimolando il collasso climatico, conclude il direttore di Oxfam, evidenziando come i paesi ricchi del nord del mondo, che rappresentano solo il 21% della popolazione mondiale, concentrano il 74% della ricchezza miliardaria del pianeta, appropriandosi del 69% di quella globale. Per questo episodio è tutto, grazie dell'ascolto. Per rimanere aggiornati potete consultare il nostro sito nigrizia.it, seguirci sui social e leggere la rivista mensile. Africa Oggi torna la settimana prossima.